Signore e signori, amiche ed amici, oggi siamo qui tutti insieme per ricordare il nostro fondatore Silvio Berlusconi. Osserviamo per lui un momento di silenzio. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Signore e signori, Pier Silvio Berlusconi. È tutto per lui, quanto bene gli vogliamo. Grazie. Amici, carissimi tutti, grazie veramente di cuore per questo abbraccio caldissimo. Essere qua oggi con tutti voi, per me, ma anche per i miei fratelli, rappresenta qualcosa con un valore immenso. Devo dirvi che, onestamente, con il passare del tempo la mancanza non passa, la mancanza aumenta, la mancanza per il nostro fondatore, la mancanza per il mio papà aumenta. Ma devo anche dirvi che la vicinanza di tutti voi e anche la vicinanza di tutti gli italiani che gli hanno voluto davvero bene è un qualcosa di meraviglioso. Mio padre era un uomo eccezionale, nel vero senso della parola. Con il suo pensiero e con il suo agire in tantissimi ambiti della vita, ci ha insegnato dei valori preziosi. Oggi questi valori sono un esempio per chi lo ha amato, ma anche per chi non lo ha amato e lo ha addirittura osteggiato. Devo dirvi che avrei una lista infinita: il suo garbo, la sua generosità, la sua umanità, la sua combattività. Oggi da tutti sono riconosciuti e da tutti sono
apprezzati, e questo è veramente una cosa bella, è un merito grandissimo che lui ha e forse il suo più grande lascito. Io ho avuto la fortuna di poter ricordare in più occasioni mio papà e ogni volta ho provato a pensare a una parola che mi guidasse. Ho citato le parole a lui più care. I primi giorni ho parlato di libertà, poi ho parlato di rispetto, poi ho parlato di futuro, come lo intendeva lui. Oggi voglio usare la parola che rappresenta il nostro fondatore, mio padre, più di tutte le altre. È una parola quasi disarmante per la sua semplicità, ma allo stesso tempo è la parola più forte, più potente, la parola in assoluto più universale. Ve la dico mettendola in frase. Silvio Berlusconi, il nostro fondatore, mio padre, è amore. Mio padre è stato, è amore per la vita, amore per la famiglia, amore per il lavoro, amore incondizionato per il suo paese. Ora vorrei leggervi una frase che è stata pronunciata direttamente da lui. Il vero amore vince su tutto. Se non sai amare, non puoi costruire niente di buono per te e per gli altri. Se sai amare, riesci a guardare alla vita in tutti i suoi aspetti. Con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista, capace di vedere avanti. Silvio Berlusconi. Ora basta ricordare, e sapete perché dico basta ricordare? Staremo insieme in un grande abbraccio, ma perché io sento, io so che lui è qui con noi. Grazie. Grazie.